Ok, dormire male o non dormire affatto sono due anomalie molto presenti tra le persone, anche tra coloro che non ritengono di avere problemi di salute mentale. Come psichiatra posso tranquillamente affermare che i disturbi del sonno sono spesso poco conosciuti oppure sottovalutati, in particolare quelli di gravità magari non eccessiva, non solo dalle persone comuni, ma anche da molti colleghi medici di altre specialità o di medicina generale. Mi riferisco in particolare al disturbo da insonnia nell'adulto, come descritto dal nostro manuale DSM-5, che si riferisce ad una situazione clinicamente significativa, ovviamente, in cui una persona ha difficoltà o ad iniziare il sonno, oppure difficoltà a mantenere il sonno, e quindi nell'architettura del sonno, oppure avere risvegli precoci al mattino che non possono essere seguiti da riaddormentamento, oppure che magari fanno seguito a grossi recuperi che quindi rovinano la giornata e diminuiscono il funzionamento della persona. Parlando di questi sintomi, mi riferisco alla cosiddetta insonnia iniziale, intermedia o tardiva, oppure ad una combinazione di queste tre eventualità. In realtà i disturbi del sonno presentano anche spesso una cosiddetta architettura del sonno, appunto alterata, con la sensazione soggettiva di sonno non riposante, spesso in presenza di lievi risvegli notturni, magari non percepiti bene dalle persone, oppure dall'impossibilità di raggiungere un livello adeguato di sonno profondo, che è quello che poi veramente ci può fare bene per il nostro recupero. Un'importante specifica è che per essere clinicamente significativi, lo stesso DSM-5 dice questo, quei disturbi devono essere presenti almeno 3 volte alla settimana per almeno 3 mesi, almeno secondo quello che dicono le moderne classificazioni, appunto. Vediamo poi che nella diagnosi di insonnia è sicuramente molto importante valutare in che modo il disturbo sia in relazione ad altri disturbi psichici. A titolo di esempio ci possiamo riferire alla depressione, al disturbo bipolare o ai disturbi dell'adattamento. Infatti, quando ritroviamo in un paziente un quadro di insonnia che deriva da un'altra psicopatologia, utilizziamo il termine di insonnia secondaria, mentre se abbiamo un'insonnia in assenza di altri disturbi che potrebbero esserne causa, utilizziamo l'espressione insonnia primaria. Importante sottolineare anche che ci sono molte cause organiche di disturbi del sonno, come ad esempio le apnee notturne, alcune patologie ormonali, alcuni disturbi cardiaci ed altre malattie fisiche che è sempre bene sospettare ed indagare con scrupolo per avere un quadro preciso del paziente. Spesso poi abbiamo anche disturbi del sonno secondari a fenomeni di abuso, come alcuni farmaci oppioidi soprattutto, ma anche la cocaina, il cortisone e molti altri. In generale, devo dire che la cosiddetta insonnia primaria, ovvero un disturbo del sonno in assenza di altri disturbi psichici o organici compresenti, è in effetti piuttosto rara. La realtà è che nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo l'insonnia in corrispondenza di un disturbo dell'adattamento con ansia o umore depresso. E se non sapete che cos'è un disturbo dell'adattamento, vi consiglio di andare a vedere un video precedente che ho fatto e che vi segnalo giù in descrizione, anche se poi ne farò probabilmente uno super specifico entro breve. In ogni caso, in estrema sintesi, si ha un disturbo dell'adattamento quando una persona è esposta a una o più condizioni di stress cronico che superano la possibilità di resilienza del soggetto stesso, ovvero la persona non riesce a far fronte alla condizione stressante e sviluppa sintomi di ansia o di depressione o misti che mimano, per così dire, ad esempio una depressione maggiore, oppure un vero e proprio disturbo d'ansia. Il grosso problema di cui nessuno parla è che in generale non abbiamo grossi strumenti farmacologici per risolvere davvero l'insonnia in sé, come fenomeno in sé. O per meglio dire, abbiamo degli ottimi farmaci per far dormire una persona, qualsiasi grado di insonnia abbia sicuramente, ma purtroppo questo non significa risolvere il problema che può stare alla base dell'insonnia stessa. Vi voglio spiegare meglio e voglio usare un caso clinico molto noto per farlo, infatti vi parlerò di Michael Jackson. Probabilmente voi sapete che cosa è successo a questa fantastica rockstar, una delle più grandi della storia della musica, ma ve lo voglio riassumere velocemente anche perché entro certi limiti è quello che succede alla stragrande maggioranza delle persone che hanno disturbi del sonno, appunto. Allora, abbiamo questa persona molto speciale, sicuramente, Michael Jackson, che all'apice della sua carriera inizia a subire grossi elementi di stress connessi ad esempio al suo rapporto con i media e dalle pressioni del suo lavoro, ovvero i suoi dischi e i concerti enormi su cui ruotavano interessi economici ovviamente elevatissimi. Inoltre ha subito diversi processi e poi matrimoni e divorzi in relazione ad una personalità indubbiamente complessa e credo in qualche misura disturbata. Mi riferisco a un padre violento
che ha rovinato l'infanzia, un padre violento ed alcolista che lo ha traumatizzato, il sospetto della pedofilia, una forte solitudine e diffidenza verso gli altri e anche l'evidente presenza di dismorfofobia che hanno comportato numerosi interventi di chirurgia plastica, creando non pochi problemi alla sua immagine e alla sua credibilità. Insomma, molte persone si rendevano conto che la situazione stava scappando di mano a quest'uomo. Infine, nel corso degli anni ha subito alcuni traumi e ustioni sui vari set dei concerti, di pubblicità che lo avevano anche reso soprattutto dipendente da antidolorifici oppioidi, un problema negli Stati Uniti molto frequente che ha generato molte altre cause di morte in altri artisti. Mi riferisco ad esempio a Prince e in Inghilterra a George Michael. Insomma, come vedete, abbiamo una condizione di evidente stress plurimo e cronico, con fattori di rischio che hanno progressivamente compromesso il suo sonno, come in molti hanno testimoniato e lui stesso ha più volte confermato. E quindi, che cosa è successo poi? Come spesso accade, ci si rivolge ad un medico che inizia a prescrivere delle benzodiazepine. Ho fatto tanti video a riguardo di questi farmaci, andateli a vedere. Sono sicuramente farmaci molto efficaci all'inizio a indurre il sonno, ma che in breve tempo, in qualche mese o magari in pochissimi anni, possono indurre anche una forte dipendenza. Ripeto, ne ho già parlato, ho già detto che sono farmaci molto utili in alcune fasi del trattamento di alcuni disturbi psichiatrici, ma che vanno controllati molto bene dal medico, dato che devono essere utilizzati con prudenza, perché alcune persone, non tutte ma molte in verità, tendono a sviluppare rapidamente grave dipendenza, tolleranza ed astinenza. E così è proprio accaduto al nostro povero Michael Jackson, il quale, potendo permettersi di pagare molti soldi, evidentemente convinto un medico ad utilizzare farmaci sempre più potenti, sempre più rischiosi anche da utilizzare, fino ad arrivare al propofol, quando le benzodiazepine ed altri composti non riuscivano a garantire il sonno della persona. Che cos'è quindi il propofol? Il propofol è un farmaco utilizzato prevalentemente dagli anestesisti per indurre la sedazione in caso di interventi chirurgici o di intubazione. E se volete approfondire, andate sul canale YouTube di mia moglie, Maria Luisa Ruberto, iscrivetevi e vedrete che troverete alcune informazioni in più. Dai che le faccio un pochino di pubblicità, cercate Maria Luisa Ruberto su YouTube e iscrivetevi al suo canale che parla di anestesia, rianimazione e di emergenza. Molto bello, molto interessante. Ok, quindi la pubblicità a mia moglie è fatta. In breve, comunque, per ritornare a noi, vi dico che il propofol, se usato male, può indurre anche una grave insufficienza respiratoria e la morte, specialmente se usato come induttore del sonno, quindi off-label, in un contesto extraospedaliero e in una persona che abusava da anni di altri farmaci. E quindi, rimanendo sul caso di Michael Jackson, come potete vedere, abbiamo un classico caso in cui si confonde il fatto di far dormire una persona con il risolvere il suo reale disturbo del sonno. È come se pensassimo, da un certo punto di vista, di curare una polmonite semplicemente abbassando la febbre, magari usando la tachipirina. Non solo non risolviamo il caso, ma possiamo addirittura peggiorarlo, cioè la tachipirina non è la cura della polmonite, lo sarà piuttosto ad esempio un antibiotico. Infatti, nel caso di Michael Jackson, come in quello di molte altre persone in effetti, si pensa di curare l'insonnia usando farmaci che inducono il sonno, da cui le persone rapidamente poi dipendono e poi tendono a usarne sempre di più, senza però risolvere il problema di base. Lo ripeto, la stragrande maggioranza delle insonnie è secondaria ad elementi di stress non tollerabili, oppure in relazione appunto a disturbi d'ansia, depressivi, bipolari o altro, che una volta risolti fanno anche scomparire il disturbo del sonno, ok? Questo è il punto. Quindi un conto è non dormire per un breve periodo di tempo o qualche notte ogni tanto, insomma un altro conto, proprio un altro campo da gioco, è quello di manifestare dei sintomi di insonnia che ci cambiano la vita in negativo per molti mesi o anni, chiaro? Quindi, come potete adesso immaginare, sia Michael Jackson che tantissime persone avrebbero meritato un inquadramento generale, olistico come si dice oggi, mirato poi a modificare ad esempio lo stile di vita e di comportamenti disfunzionali, oltre ad inquadrare magari anche eventuali altre patologie psichiatriche o dipendenze, come nel caso appunto stesso di Michael Jackson, ma anche in casi di altre persone, se andiamo a includere ad esempio sostanze come l'alcol, e che andrebbero comunque risolte. A quel punto anche il sonno migliora. Nel caso specifico di Michael Jackson, lui ha pensato in maniera un pochino arrogante, forse un po' stupida, che pagare un medico equivalesse a comprarlo e quindi a guidare lui stesso la sua terapia, chiedendo cose poco razionali, e il suo medico evidentemente, annebbiato probabilmente dai soldi, gli è andato dietro. In realtà questo accade anche in contesti molto più normali, quando le persone vanno dal medico alla ricerca di una soluzione semplice o semplicistica, lasciatemi dire, ai loro problemi, e particolarmente in ambito privato questo accade. Bisogna stare molto attenti a non farci influenzare, dico noi medici, troppo dai nostri pazienti che vogliono la pillola magica, ma cercare di lavorare sempre per il loro bene, seguendo la strada più giusta e non quella che sembra
sembra la più semplice, ok? La strada più giusta spesso passa da un cambiamento di stile di vita, da una correzione delle patologie di base e soprattutto da ragionare bene su quali possono essere possibili potenziali di dipendenza delle sostanze. Bene, per adesso ho finito e se vi interessano questi temi della psichiatria e delle neuroscienze, datemi un like e iscrivetevi a questo mio canale YouTube. Allo stesso modo, andate a dare un'occhiata al mio blog valerrosso.com e al podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Grazie ancora, come sempre, della vostra preziosa attenzione e ci vediamo al prossimo video.